Climate Now, in collaborazione con Copernicus. Salve e benvenuti a Climate Now, il nostro aggiornamento mensile su ciò che sta realmente accadendo al nostro pianeta. Il cambiamento climatico rende più probabili eventi meteorologici estremi. Siamo andati in una delle città tedesche devastate dalle inondazioni dello scorso luglio. Era semplicemente inconcepibile anche per gli scienziati, per le autorità che seguono questi eventi e fanno previsioni. Era impensabile. Ma prima gli ultimi dati mensili del Copernicus Climate Change Service. Cominciamo dando un'occhiata al Polo Nord, visto che settembre è il mese in cui la banchisa artica raggiunge il suo livello più basso dopo l'estate. Si tratta di un quadro misto. Qui vediamo evidenziato in rosso il mare di Groenlandia, dove il livello della banchisa è sceso ai minimi storici. Al nord dell'Alaska, però, il pack ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni. Nel complesso c'è ancora una tendenza al ribasso in tutta la regione artica, con l'8% di banchisa in meno rispetto alla media di settembre. Ora diamo un'occhiata alle anomalie nelle temperature del mese scorso. È stato uno dei 4 settembre più caldi a livello globale, con temperature di 0,4 gradi Celsius sopra la media 91-2020. È stato più caldo della media in gran parte del Canada e degli Stati Uniti, e qui in America Latina, colpita da una siccità prolungata. È stato anche più caldo della media in Africa occidentale, Asia centrale e parti della Cina. Passiamo ora all'Europa. Il continente è stato fondamentalmente diviso in due, da est a ovest. Il Regno Unito ha sperimentato il suo secondo settembre più caldo di sempre, ma poiché è stato relativamente freddo nell'Europa orientale, il continente nel suo complesso è stato di 0,2 gradi sotto la media il mese scorso. Il nostro reportage esamina il ruolo del cambiamento climatico nelle inondazioni di luglio che hanno causato la morte di oltre 220 persone in Germania e Belgio. Il riscaldamento globale rende questi eventi meteorologici estremi più intensi e frequenti. Siamo andati nella città di Altenahr, in Germania, per vedere come stanno affrontando questa nuova realtà. Ponti crollati e case in rovina. Mentre ad Altenahr i lavori di pulizia e bonifica vanno avanti, gli abitanti si chiedono quando partirà la ricostruzione. Il 14 luglio questa regione d'Europa è stata colpita da piogge eccezionali, cadute su un terreno già saturo. La sindaca Cornelia Weigand ha assistito alle inondazioni. C'era una casa accanto a quell'albero che è completamente crollata. Purtroppo le persone che erano in casa sono morte. Qui si possono cominciare a capire le conseguenze dell'alluvione. La pioggia era stata prevista ed erano anche stati emessi degli avvisi. L'acqua però è salita molto più in alto di quanto previsto, fino a 10 metri in alcuni punti. Questo fiume in realtà esonda abbastanza frequentemente e inondazioni di 2 o 3 metri sono qualcosa che la maggior parte delle persone qui si aspetta di vedere. Quello che è successo questo luglio però è stato assolutamente impensabile. In questo edificio l'acqua ha superato il piano terra ed è arrivata oltre la metà del secondo piano. Molteplici fattori hanno portato al disastro. La primavera umida ha fatto sì che la pioggia scorresse sul terreno, trascinando con sé i detriti. Tuttavia anche il cambiamento climatico ha un ruolo. Oggi nell'Europa occidentale piogge così intense sono fino a 9 volte più probabili a causa del riscaldamento globale. L'esperto Tobias Fuchs ci spiega perché. Più fa caldo, maggiore è l'acqua che l'aria può assorbire. Un'area più calda di un grado può contenere circa il 7% di vapore acqueo in più. E prima o poi ricade sotto forma di precipitazioni. Se poi abbiamo aree di bassa pressione che si muovono molto lentamente, onde di piena, come quella che abbiamo vissuto qui a metà luglio, possono accumularsi in breve tempo. Restano le incognite legate alla ricostruzione. Il sindaco vorrebbe che la sua città diventasse un esempio di resilienza. Vorrei che questa diventasse una regione modello. Come possiamo ottenere una migliore protezione dalle inondazioni per queste valli? Come possiamo gestire questi volumi d'acqua e ricostruire in modo che tutto diventi più resistente a eventi meteorologici così estremi? Per ulteriori approfondimenti sul tema, visitate il nostro sito euronews.com/climatenow. Alla prossima! Climate Now, in collaborazione con Copernicus.